A proposito di ecologia del trasporto, anche di questo si è parlato questa mattina a Pescara nella quinta edizione di Ecomob che è stata inaugurata appunto a Piazza Salotto. Per noi c'era Luca Pompei che è già collegato in diretta con noi. Luca, quali sono stati i temi affrontati? Perché erano molte le questioni appunto portate insieme a questa inaugurazione, a questo villaggio della cultura sostenibile, così è stato definito. Sì, al di là dell'aspetto istituzionale con il taglio del nastro che c'è stato questa mattina intorno alle 11 alla presenza dei massimi esponenti della regione e del comune, anche diversi rappresentanti delle associazioni di categoria, c'era il presidente anche di Legambiente, noi siamo andati a curiosare tra i vari stand che esporranno da oggi fino a domenica prossima nel lungo tratto, nella striscia che va appunto da Piazza della Rinascita fino alla spiaggia oltre la nave di Cascella. Dicevi bene tu, si parla di cultura ecosostenibile, soprattutto di una mobilità in qualche modo a misura d'uomo, oltre gli steccati del vecchio modo di muoversi in città, ovvero quello delle, in particolare delle automobili. Si parla ovviamente della necessità entro il 2030 di abbattere l'emissione di CO2, per cui è necessaria una mobilità sostenibile. Da cosa è costituita questa mobilità sostenibile? Beh, intanto da auto elettriche, ce ne sono in esposizione tantissime in questi tre giorni a Pescara, ma anche altri mezzi. Qui ad esempio un ragazzo ci sta illustrando un e-bike davvero avveniristica, Anna, addirittura con navigatore satellitare e con un apparato elettrico che dà un'autonomia di 200 km, una vera e propria e-bike di lusso che pensa costa anche più di un'automobile, ma ci sono anche, abbiamo visitato anche altri stand. Ecco, questa che state vedendo ad esempio è un monopattino a tre ruote di una startup torinese, anche qui con una serie di accorgimenti davvero interessanti, addirittura con una telecamerina posteriore che consente a chi guida di vedere cosa accade dietro, quindi anche questo sotto l'aspetto della sicurezza. Un monopattino che tra l'altro si può chiudere perfino e trasportare come un trolley. Si parla anche di turismo esperienziale, abbiamo incontrato gli amici della cooperativa sociale del Bosso di Bussi sul Tirino e poi tanti altri stand certamente interessanti in questi tre giorni. Certamente non ci sarà da annoiarsi, Anna, per quanto riguarda questo Ecomob per la promozione, e ribadiamo e sottolineiamo, al di là delle esposizioni varie, della cultura ecosostenibile, e quindi cercare di muoversi in città con mezzi davvero ecosostenibili a impatto zero per quanto riguarda l'ambiente. L'esposizione, ripetiamo, sarà fino a domenica, quindi c'è tempo per visitare i vari stand espositivi. A te, Anna.